Buonasera. Un frutto fuori stagione. Ecco ciò che rappresenta questa trasmissione di Tarantella che abbiamo colto sull'albero, sul nascere della primavera in occasione della Santa Pasqua, con gli alberi in pieno germoglio e il profumo dei mandorli in fiore. E io vi posso assicurare che tutte queste sensazioni le ho provate venendo in questo posto. Questo posto è la frazione Pasquale di Casignana e noi questa sera siamo in casa di Paolo Albanese, per il quale vi chiedo un grande applauso, che lo abbiamo qua alla mia sinistra. Vi dicevo, intorno a noi c'è una natura rigogliosa, ci sono le mucche che guardano con occhi languidi i tori e le pecore che nell'ora della siesta sembrano massi erranti nel verde di questa campagna assolata. E noi in questa distesa campestre, questa sera divento poeta, perdonatemi, in questa distesa campestre d'altri tempi, vicino a noi vi ricordo che giganteggia un ulivo secolare di oltre 300 anni che vedete, come state vedendo in queste immagini, con oltre 8 metri di circonferenza, ed è qualcosa di bello. E in più abbiamo vicino a noi un forno acceso dove poco fa le buone massaie, mi si passi il termine, hanno fatto il pane. Vi chiedo a tutti voi se avete apprezzato le nostre puntate precedenti di Tarantella. Dalle vostre testimonianze credo proprio di sì. E noi questa sera partiamo per questo speciale su Pasqua, speciale Tarantella, dedicato alla Santa Pasqua, con la nostra formazione al gran completo. E in più abbiamo cantanti che non si sono mai esibiti sotto i riflettori di Tarantella. Abbiamo i compari di Zammariti e come sempre abbiamo vicino a noi i suonatori di Tarantella, che questa sera sono Antonio Falcomatà all'organetto, Domenico Falcomatà al tamburello e Saverio Albanese ancora un altro tamburello. Via con la prima Tarantella.
diciamo che nel corso di questa trasmissione avremo ancora modo di ascoltare questi suonatori, perché questa sera qua c'è tantissima gente venuta anche dai paesi vicini e balleremo intorno al fuoco la tarantella sotto quelle travi annerite dal fumo. Le travi annerite le vedete anche in questa casa. Questa una volta era una cucina e questa sera il padrone di casa, il signor Paolo Albanese, coadiuvato con il suo compare, signor Rocco Falcomatà, hanno riallestito una cucina d'altri tempi. Vedete le teule annerite, vedete tanti oggetti del folklore calabrese che più là vi potremo spiegare meglio. Intanto vedete alle mie spalle che non manca mai qualche reliquia della mia musa ispiratrice. Il lardo è sempre immancabile, le salsicce la fanno sempre da padrone. E questa sera addirittura la botte, che è vicino a me, è piena di vino. Pensate, se è vero che è piena di vino, possiamo dare una dimostrazione. Certo. Però un bicchiere non me l'avete lasciato, perché sapete che sono pericoloso. Ecco, vogliamo vedere come questa botte è piena di vino? Vogliamo spillarla? Fatelo voi. Ecco qua, vedete? Miracolo! Il bicchiere è pieno di vino. Fate un brindisi. Riuscite a fare un brindisi? Riesco io a fare un brindisi? Un brindisi. Come farlo, non so se esce bene. Fatelo come esce. Questo vino è buono, è fatto di questa vigna qui vicino. E qui abbiamo la botte. E la botte è piena e offriamo a bere a tutti. E vorrei fare una festa, che stasera è festa della Santa Pasqua, a tutti gli amici che sono qui presenti. E bravo! Siamo sempre in attesa della rima. Comunque il prossimo ci sarà anche la rima. Ecco qua, è immancabile la nostra prima attrice col bicchiere di vino in mano. Ma è una curca, me l'avevo, ma te non prese, faccia quando prendiamo vino. Oggi mi mangiano bella pasta, era Agnese, prendiamo faccia Paolo Albanese. Ecco, vedete che questa sera la nostra prima donna sfoggia una pettinatura nuova, una pettinatura diversa, argentata. Bene, e diamo spazio anche alla poesia dialettale che questa sera è rappresentata da alcuni poeti della zona che sono già venuti altre volte in questa trasmissione. Abbiamo con noi Antonio Azzurzolo di Samo. Un applauso. Ricordi. Mi ricordo cotta i ripe seldaru, i coti, a Cardenusa e Cavarretta, su pro giardino chiano du carzetta, Mangusa, Castanito e Giamporcaru. Ta ogni pizzo un una casetta, na zimba, na terrata, nu pagliaru, na murre crape, nu capomassaru, quattro cucchiari ligno e una rametta. Nu fosu, nu crivello, nu telaru, e a vimma na tessia e facia sarvetta. Ora cresci rusciolo e serruvetta. Non sono più le tempi che passaro, tempi che si campava a capichetta, tempi che si mangiava in tuo cardaro, e le gente tranquilla in tuo pagliaro, chi pedò poco, senza una buffetta. Ora povere noi tempi cangiaro, fur un tuo letto non dimentimo in fretta, pare che il giorno dopo non dispetta, e dormimo sulla dosi di curaro. Grazie. Bene, bene. E allora, dopo la poesia, la musica popolare, che questa sera è rappresentata da uno stornellatore di Casignana, e Giovanni Micò, che questa sera ci farà ascoltare alcuni stornelli e sarà accompagnato con la chitarra da Giuseppe Leone. Non ci sei più.
fatta, così sarà. Se non lo vuoi fare, patrona sei. Della donna amata, avete visto? Bene, adesso abbiamo un altro poeta, abbiamo Pasquale Papasuli. Un titolo da poesia è Stamme vicina, già che se ma Pasca, quando si invicina l'ora mia e non faccio più lustra melomera, stamme vicino Vergine Maria, in de noccio ta faccio sta preghiera, a ti anda tutto il mondo venerata, come regina bella dello cielo, de Fatima, de Lourdes, da Annunziata, de Porze, da Catina e du Carmelo, di lacrime da grutta e praia a mare, e quanto altri nomi te donamma,
ma senza campanile e senza altare, e voglio me te chiamo solo mamma. Per tutte quelle volte che sbagliai, o mi sentì abbandonato e stanco, eppure che non ti cercai mai, come una mamma mi sta cesto fianco. Mamma beata Vergine Maria, dell'anima e del cuore sei regina, eppure che non sogno degnitia, non mi da stare mai stammi vicina. Voglio vedere una signora, e mi disse che torna a trovare, ma adesso faccio un prezzo a Giuseppe e a Giovanni Mocò. A ieri Gioppi, oggi è una bella giornata di sole, e oggi so faccio un prezzo a Giovanni da Pasquale Fafasoli. Oggi mentre cucinava, ruppia a Tiana, so faccio un prezzo a tutti i signori casignani. Non può volare un canto di Castelnuovo Vecchio che noi abbiamo avuto la fortuna di recuperare. Non può volare, no, non può volare, no, non può volare, no. Tranci la roba, la tranci la roba, la tranci la roba, la mariola e la mariola, ci la roba lo giorno. Ci la roba lo giorno, ci la roba lo giorno, di la spica e di la spica, yende venendo di, yende venendo di. Yende venendo di, e la restucciata, e la restucciata, non può volare, no, non può volare, no, non può volare, no. Sopra du mari custa pena da muri, non può volare, no, non può volare, no, non può volare, no. Sopra du sta penando cori. Grazie. Sogno africoto, uccello spalancao i catarratti, e a terra era pronta i migiutti. Tutta l'acqua che indopa gli secatti fece sbalasci, porta tante lutti. Non si vette lustro per una semana. Non lo sapia se era notte o mattina. Non restavo uno spango di terra giana. A Ciumara calava cina cina. Ta montagna! Si ciaccao de botta, arbure e pietre rumbula rusutta, intra de case mura di ricotta. Non rimanì una canistra rutta.
da poi la luce. L'ama di cuteggio sparciau nivulato e da muggiura scorciau, come peggio di nagneddu asciaventrau. Passata da paura, fu stramandato per lo curremoto, arrasse tutto quanto parentato, sugno sfollato, sugno nafricoto, di nostalgia nu zingalo malato. Bova marina riccio, u lazzaretto, de succo riu salleu benedetto, non pigliava bento un dannuddu letto, ciumare muro, parmi, scuro fitto. Lassai terra boschi senza fine, inviate morti e uni grupani, i vegni svernon da queste marine, come emigrante a mezza gente strane. Rinciuso come fosse un montone da uno stazzo, 3 metri di confine, sciaccai la galera, uportune, ruppio cippo, e tutte le catene, sogna frecoto, lupo di montagna, no corio duro duro come pigna, spenoso, come un rizzo di castagna, e mi difendo da gente maligna, sogna frecoto, o benedetta razza, in uddu materato da capizza, lavoratori con le forte brazza, capaci la più tenera carezza. I miei figli, menore, me neputi, tutti ingegneri, medici e avvocati, giovanottelli di larghe vedute, ancora andanno i miei connotati, senza pipita, c'era medde muti, lo scancellamo, i vecchi pedati, tutti l'arbori, di frutti d'inciuti danno longhi e profondi derricati. Con l'occhio chiusi, regumo pensieri, come l'erba nuboi quando meriglia, vecchi conti di fati e cavalieri, come peroci a mente mi ferria e torna a fare cucciare di legno, pezzaccanite d'ombro, vaio e vegno. Do 51, dai assai in usigno, che di montagne sonno lume regno. Grazie. Adesso abbiamo il motivo ballabile di Giovanni Stalteri. Accompagnavano con la chitarra Giovanni Stalteri, Paolino Pascale e un figlio d'arte
e un figlio d'arte, Giuseppe Talia, figlio del grande Gioacchino Talia, che se un destino crudele non lo avesse chiamato, questa sera certamente sarebbe stato in mezzo a noi. Ancora un applauso. E più là vi faremo vedere di che pasta è fatto suo figlio, perché ci canterà qualche canzone. E vedete se realmente ricorda suo padre. E adesso abbiamo la solita lezione di folklore tenuta dal professore Ntone Ricchichi, u tamburonari Carelis. È Pasqua. E allora cerchiamo, già che a Pasqua sono indispensabili l'uova, ci andiamo a parlare qualche cosa una volta di gallini. Tutti i famigli tenevano i gallini. Le strade non si potevano praticare perché era pieno di gallinazzi. Però si tenevano tanto cari i gallini e ognuno sapeva già, i gallini andavano già sotto orecchio quando chiamava la patrona. E se non li mangiano. Andavano la gallina che si chiamava Saracina, andavano la gallina che si chiamava Fiorifavi. Comunque, per non si robano i vicini, si mentivano e chiamavano la carzettella. Chi era sta carzettella che si mentivano dei gallini? Che si mentivano una pezzicella cosuta più o meno la gamba per morire, per mi conoscere, non mi danno per mi si robano. E poi chiamavano, quando avevano ognuno verso suoi. I pugliastrelli specialmente chiamavano pir, 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 cutoli, 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 cutoli. Ponte via gli occhi. E allora chi li si allontanavano, i giocchi, i pugliesi, i piccirilli, quando trovavano qualche cosa per me mangiano, a giocca, croc, 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 croc. Però la patrona la chiamava, Gigi giocca, Gigi giocca, Gigi, Gigi, Gigi. E da così, sparte di gallini, voglio rubare un minuto, il tempo. Come vi dico che assieme alla miseria e l'importanza dei gallini, che andava uno che era talmente fumatore, ma così dava i tempi tanto due sordi per cattare le sigarette. E allora niente di meno, sapete che feci? Scusate le espressioni, si solivano mentire uglito e vedono se andava l'uovo. Ma chi stuccava niente di meno si mise uglito in una gallina.